tutti ragazzi, come va? Spero bene. Questo video, come sentite, sarà un po' diverso dai miei soliti altri, soprattutto per una cosa, anzi per solo una cosa, diciamo, per il mio tono della voce, che non è, come sentite, non è totalmente sussurrato. E uso un po' di corde vocali per fare un esperimento per capire se vi può piacere anche un tono di voce più alto, insomma, che non sia solo un sussurro. Può essere interessante sapere questa cosa, insomma. E quindi ecco, fatemi sapere se vi piace più il sussurro, quindi senza usare la corda vocale, quindi sarebbe solo così il sussurro, o se vi piace anche, diciamo, la voce bassa. Credo che in inglese i video di ASMR così vengono chiamati soft speaking, soft spoken, non so, però ecco, c'è chi preferisce più uno più l'altro. È interessante. A me sinceramente dipende molto da chi ha fatto il video, ecco, ci sono vari video e soft spoken che mi piacciono, le trovo rilassanti, ma ci sono, la maggior parte, quelli che mi piacciono di più sono di whispering, totalmente sussurrati. Ecco, fatemi sapere un po'. Poi un'altra cosa di cui vi vorrei così rendere partecipi è che il mio prossimo video, credo che pubblicherò o domenica o lunedì, sarà un po' strano, sarà molto strano, sarà... mi taglierò completamente la barba e i capelli quasi a zero. Io sono appunto un po' strano, a me piace quando io vario, quando faccio un cambiamento, io lo faccio così, bam, di botto. Ho sempre fatto così, mi sono sempre fatto crescere i capelli lunghissimi e poi me li sono tagliati. Questa volta non ce l'ho lunghissimi, ecco, però ho intenzione di tagliarli così, lasciandoli credo 2-3 mm, non di più. E io farò questo video dove mi taglierò i capelli e la barba, e per far vedere il prima e il dopo, e sotto ci metterò appunto una traccia audio di cui parlerò anche sui vari esercizi che sto facendo per fermare le calvizie e per riuscire a raggiungere una ricrescita del capello, nel mio caso nella parte del vertex, chiamata così, o da questa parte, non so come la chiamate. Ecco, ci sto riuscendo piano piano e vi spiegherò appunto in questo video qualche accenno, ecco, non vi spiegherò purtroppo non molto bene perché non ho molto tempo anche per farlo, anche perché ho in mente di farlo nel futuro, cioè di farvi dei video veri e propri dove spiego tutto. Quindi in questo video dei prossimi giorni farò semplicemente un accenno, e in futuro farò i veri un vero tutorial, diciamo così, non lo farò solo ASMR, lo farò anche parlato normale per un po' tutti, insomma, perché trovo molto interessante. E quindi ecco questo.
questo è quello che vi volevo dire prima di iniziare il vero video. E niente, e un'altra cosa che vi volevo dire è quella di iscrivervi, se avete voglia, se volete naturalmente, al mio canale, se ancora non siete iscritti, e di iscrivervi ai miei social, che sono Instagram, Facebook, perché appunto le sono diventato abbastanza più frequente, le attualizzo più spesso. Le attualizzo, si dice, sì, le aggiorno. Comunque, iniziamo il video. Che cos'è questo video? Questo video sarà il racconto di una storia di cui tutti conoscono. E che è Cappuccetto Rosso, una storia che è appunto scritta dai fratelli Grimm, e vi consiglio di leggervi anche le altre storie dei fratelli Grimm, anzi io ve le leggerò se avete voglia, se vi piace. Questa qui, vabbè, la più classica, una delle più conosciute. Io ve la leggo e spero vi possa piacere, cioè tutti la conoscono, però spero vi possa piacere il mio tono della voce così, o comunque fatemi, sono, ho appunto voglia di sapere se vi piace una voce più sussurrata così, o una voce un po' più alta usando appunto le corde vocali. Allora io inizio a leggervi la storia, appunto senza sussurrare del tutto, parlerò proprio, userò le corde vocali come vi ho già detto. Buon ascolto. Cappuccetto Rosso, una fiaba dei fratelli Grimm. C'era una volta una dolce bimbetta, solo a vederla le volevano tutti bene, e specialmente la nonna, che non sapeva più che cosa regalarle. Una volta le regalò un cappuccetto di velluto rosso, e poiché le donava tanto ed ella non voleva portare altro, la chiamarono sempre Cappuccetto Rosso. Un giorno sua madre le disse: vieni, Cappuccetto Rosso, eccoti un pezzo di focaccia e una bottiglia di vino. Portale alla nonna, è debole e malata e si ristorerà. Sii gentile, salutala per me e vada brava, senza uscire dalla strada. Se no cadi, rompi la bottiglia e la nonna resta mani vuote. Cappuccetto disse: sì, farò tutto per bene. Promise Cappuccetto Rosso alla mamma e gli diede la mano. Ma la nonna abitava fuori, nel bosco, a una mezz'ora del villaggio. Quando Cappuccetto Rosso giunse nel bosco, incontrò il lupo, ma non sapeva che fosse una bestia tanto cattiva e non ebbe paura. Buongiorno, Cappuccetto Rosso, disse questo. Grazie, lupo. Dove vai così presto, Cappuccetto Rosso? Dalla nonna. Che cos'hai sotto il grembiule? Vino e focaccia per la nonna debole e vecchia. Ieri abbiamo cotto il pane, così la rinforzerà. Dove abita la nonna, Cappuccetto Rosso? A un buon quarto d'ora da qui, nel bosco, sotto le tre grosse querce. Là c'è la sua casa, e sotto la macchia di noccioli. Lo saprai già,
disse Cappuccetto Rosso. Il lupo pensò fra sé: questa bimba tenerella è un buon boccone prelibato. Devi fare in modo di acchiapparla. Fece un pezzetto di strada con Cappuccetto Rosso. Poi disse: guarda un po' quanti bei fiori ci sono nel bosco, Cappuccetto Rosso. Perché non ti guardi attorno? Credo che tu non senta neppure come cantano dolcemente gli uccellini. Te ne stai tutta seria, come se andassi a scuola. Ed è così allegro nel bosco. Cappuccetto Rosso alzò gli occhi e quando vide i raggi del sole filtrare attraverso gli alberi e tutto intorno pieno di fiori, pensò: se porto la nonna un mazzo di fiori, le farà piacere. E così presto che arriva ancora in tempo. E corse nel bosco in cerca di fiori. E quando ne aveva colto uno, credeva che in più in là ce ne fosse uno ancora più bello. Correva lì e così, e si addentrava sempre più nel bosco. Il lupo invece andò dritto alla casa della nonna e bussò alla porta. Chi è? Cappuccetto Rosso, ti porto vino e focaccia. Aprimi. Non hai che ad alzare il saliscendi, gridò la nonna. Io sono troppo debole e non posso alzarmi. Il lupo alzò il saliscendi, entrò e senza dir motto andò dritto al letto della nonna e la inghiottì. Poi indossò i suoi vestiti e la cuffia, si coricò nel letto e tirò le cortine. Ma Cappuccetto Rosso aveva girato in cerca di fiori e quando ne ebbe raccolti tanti che più non ne poteva portare, si ricordò della nonna e si mise in cammino per andare da lei. Quando giunse si meravigliò che la porta fosse spalancata ed entrando nella stanza ebbe un'impressione così strana che pensò: oh mio Dio, che paura oggi, e dire che di solito sto così volentieri con la nonna. Allora si avvicinò al letto e scostò le cortine. La nonna era coricata, con la cuffia abbassata sulla faccia, e aveva un aspetto strano. Oh nonna, che orecchie grandi! Per sentirti meglio. Oh nonna, che occhi grossi, grandi che hai! Ma Cappuccetto Rosso, è per vederti meglio. Oh nonna, ma che mani enormi e grandi che hai! Ma è per abbracciarti meglio, Cappuccetto Rosso. Ma nonna, che bocca spaventosa che hai! È per divorarti meglio. E come ebbe detto queste parole, il lupo balzò dal letto e ingoiò la povera Cappuccetto Rosso. Poi con la pancia bella piena si rimise a letto, si addormentò e incominciò a russare sonoramente. Proprio allora passò lì davanti il cacciatore e pensò fra sé: come russa la vecchia, deve darle un'occhiata se ha bisogno di qualcosa. Devo dargli un'occhiata. Entrò nella stanza e avvicinandosi al letto vide il lupo che egli cercava da tempo. Stava per puntare lo schioppo quando gli venne in mente che forse il lupo aveva ingoiato la nonna e che poteva ancora salvarla. Così non sparò, ma prese un paio di forbici e aprì la pancia del lupo addormentato. Dopo due tagli vide brillare il Cappuccetto Rosso e dopo altri due la bambina saltò fuori gridando: che paura ho avuto! Era così buio nella pancia del lupo. Poi venne fuori anche la nonna ancora viva. E Cappuccetto Rosso andò a prendere dei grandi,
pietroni con cui riempirono il ventre del lupo. Quando egli si svegliò, fece per correre via, ma le pietre erano così pesanti che subito cadde a terra e morì. Erano contenti tutti e tre. Il cacciatore prese la pelle del lupo, la nonna mangiò la focaccia e beve il vino che l'aveva portato a Cappuccetto Rosso. E Cappuccetto Rosso pensava fra sé: mai più correrai sola nel bosco, lontano dal sentiero, quando la mamma te l'ha proibito. Poi c'è un altro aneddoto, appunto, che dicono, raccontano pure che una volta Cappuccetto Rosso portava di nuovo una focaccia alla vecchia nonna e un altro lupo le aveva rivolto la parola cercando di convincerla a deviare dal sentiero, ma Cappuccetto Rosso se ne guardò bene, andò dritta per la sua strada e disse alla nonna di aver visto il lupo che l'aveva salutata, guardandola però con occhi feroci. Se non fossimo stati sulla pubblica via, mi avrebbe mangiata. Vieni, disse la nonna, chiudiamo la porta perché non entri. Poco dopo il lupo bussò e disse: apri, nonna, sono Cappuccetto Rosso, ti porto la focaccia. Ma quelle zitte non aprirono. Allora il malvagio gironzolò un po' intorno alla casa e alla fine saltò sul tetto per aspettare che Cappuccetto Rosso a sera prendesse la via del ritorno. Voleva seguirla di soppiatto per mangiarsela al buio, ma la nonna capì le sue intenzioni. Davanti alla casa c'era un grosso trogolo di pietra ed ella disse alla bambina: prendi il secchio, Cappuccetto Rosso, ieri ho cotto le salsicce, portala nel trogolo l'acqua dove han bollito. Cappuccetto Rosso portò tanta acqua finché il grosso trogolo fu ben pieno. Allora il profumo delle salsicce salì alle narici del lupo e lì si mise a fiutare, a sbirciare giù, e alla fine allungò tanto il collo che non poté più trattenersi e incominciò a scivolare. Scivolò dal tetto proprio nel grosso trogolo e affogò. Invece Cappuccetto Rosso tornò a casa tutta allegra e nessuno le fece male. Ecco, forse qualcuno non aveva mai sentito la seconda parte della fiaba, appunto. A me piacciono le favole dei fratelli Grimm perché sono molto, non credo che siano per bambini, sono molto forti, nel senso, vabbè, Cappuccetto Rosso forse è una anche delle più tranquille, ma ci sono delle fiabe molto sanguinolente, ecco. Però c'è sempre una morale, in questo caso è facilissima, nel senso, ok, ci si può sbagliare una prima volta, però nel senso, la prima volta sì, ci si può sbagliare, quindi non ascoltare il consiglio degli altri, ma poi la seconda fanne conto, perché poi ti può salvare la vita in questo caso. E quindi, vabbè, una morale molto semplice ma di tanto valore. Io sono qua con questo poncho, come avete visto, messicano, bellissimo, che mi tiene caldo e spero di avervi così rilassato un po'. Fatemi sapere se vi piace questa voce, diciamo così. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, ciao.